Vedete i grandi cassoni di ferro alle mie spalle? Pensereste che questi cassoni siano in stretta relazione con i grandi palazzi di Strada Nuova a Genova? Probabilmente no. In realtà la relazione esiste, perché questi erano i cassoni con i quali venne portato tra il XVI e il XVII secolo l'argento a Genova. Perché l'argento? Agli inizi del Cinquecento la dominazione spagnola sul Nuovo Mondo è sempre più forte e in particolar modo vengono trovate nel Perù e in altre parti dei filoni molto ricchi di argento. In particolar modo la possibilità di utilizzare il mercurio con la miscela dell'amalgama, eccetera, permette nuove tecniche estrattive che arriveranno a far decuplicare praticamente la produzione di argento. Questo argento veniva fuso, messo in barre e spedito in Spagna. Ma la Spagna, all'epoca, che era molto gelosa del suo argento, aveva anche grandi imprese in giro per tutta l'Europa. Aveva un mare da difendere, che era il Mediterraneo, rispetto all'invasione turca. Aveva dei possedimenti nella Germania. Aveva una vera e propria guerra in corso nei Paesi Bassi. Quindi grandi esigenze di contante. All'inizio buona parte di questo contante, di questo argento, viene spedito nella piazza di Anversa. Poi nel corso del secolo le cose peggiorano. L'avversità della Francia, i pirati e i corsari inglesi minacciano praticamente le linee che portano l'argento dalla Spagna verso appunto i Paesi Bassi. E allora come fare? C'è un alleato importante degli spagnoli che da sempre, almeno dagli inizi del Cinquecento, è sempre al loro fianco. E questo alleato sono i genovesi. Saranno i genovesi con le loro galee a portare l'argento prima in Italia e qui a smistarlo, voi per i vari paesi italiani, voi attraverso le lettere di cambio, che erano una fonte di bonifici a distanza, potremmo dire, che avrebbero poi permesso, per esempio, di pagare le truppe, le numerose truppe che erano al servizio del re di Spagna nei Paesi Bassi. Ed è il motivo per cui inizia, a un certo punto, dal 1570 in avanti, ad arrivare un vero e proprio fiume di argento nella nostra città. E questo fiume d'argento in buona parte va via, ma una parte rimane. Quanto? Quanto è la percentuale che i mercanti aristocratici genovesi prendevano? Andava, a seconda degli anni, da un minimo del 9%, che è già una buona quota, fino addirittura negli anni più difficili al 21%. E quanto era questo denaro? Erano partite di 150.000 scudi, ma anche 500.000 scudi, 600.000 scudi, o addirittura, come avviene nel 1602, si pattuisce tra la corona spagnola e un nobile genovese, un centurione, un prestito a tempo triennale di ben 11 milioni di scudi, quindi delle somme enormi. E parte di queste somme rimane a Genova, tanto che si dirà che l'argento nasce nelle Americhe, muore in Spagna a seguito delle politiche degli Asburgo, ma viene seppellito a Genova. E dove viene seppellito? Viene soprattutto seppellito nelle proprietà immobiliari. I genovesi, a partire dalla fine del Cinquecento, iniziano a costruire case sempre più sfarzose, dimore sempre più importanti, anche perché sono un modo per tesaurizzare i proventi che loro hanno guadagnato attraverso il traffico finanziario. A un certo punto un osservatore, un cremonese, dirà: io non so se i genovesi vivono da cavalieri, ma certamente so che alloggiano da monaci.